Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo ancora di Sanremo. Ieri c'è stata la serata delle cover e ci sono stati 24 artisti, tutti gli artisti in gara, i big, con degli ospiti. Io ho appuntato delle cose e vi parlo insomma di quello che mi ha convinto molto, che mi è piaciuto e quello che invece così e così. Partiamo dai più bravi, diciamo la classifica la conosciamo, vediamo Tosca al primo posto che ha portato un duetto bellissimo, Piazza Grande, voci straordinarie, per me è meritatissimo il primo posto, Tosca ve l'avevo detto, per me rimane la migliore quest'anno. Poi abbiamo Piero Perù, Cuore Matto, rocchissima, mi è piaciuta un sacco, proprio rock and roll, bellissima, mi è piaciuta tanto. I ragazzi, i pinguini tattici nucleari, veramente simpatici, hanno portato un medley e la cosa che mi è piaciuta è che hanno portato anche un pezzo di Achille Lauro, Rolls Royce, nel medley e quindi diciamo hanno anche omaggiato un ragazzo che è in gara anche quest'anno. È stata una cosa simpatica, non me l'aspettavo. Non parliamo di tutti, parlo insomma di chi mi ha colpito di più. Diodato con Nina Zilli. 24.000 baci, bello, molto energico, cantato bene. Poi vabbè, Nina Zilli, conosciamo, è davvero bravo. È stato un bellissimo duetto, mi è piaciuto. Per quanto riguarda le vibrazioni con i Canova, è un'emozione da poco. È stato bello, mi è piaciuto un sacco, hanno dato bella energia. E io soltanto avrei fatto cominciare Matteo Modrici si chiama, credo, il cantante dei Canova, perché avendo iniziato Francesco Sarcina, poi quando ha attaccato l'altro cantante un po' si è persa la tensione. È come se cantando il più bravo, tra virgolette, come secondo, il pezzo continua ad aprirsi. Invece mi è sembrato un po', vabbè, vuoi l'emozione, vuoi quello che è, poi dopo è andato tutto bene, insomma, mi è piaciuto molto. Poi devo dire Rancore con Dardust. È molto bene, lei ha una bella energia, una voce potente, mi è piaciuto, è stato un bellissimo duetto. Invece Marco Masini con Arisa un po' mi ha deluso perché Vacanze Romane è un pezzo bellissimo cantato da Antonella Ruggiero. E secondo me Arisa che tra l'altro è una delle cantanti più brave che noi abbiamo in Italia, però secondo me in questo pezzo non ha dato il massimo. Era un po' tirato, non è stata sul fiato, non mi è piaciuta molto, quindi non mi è piaciuta. Il mio voto non va sicuramente a Arisa con Marco Masini, Rafael Gualazzi e Simona Molinari. E se domani, bellissimo. Lui dedicato. E lei proprio una perla, hanno fatto un sogno, è stato bellissimo, troppo troppo bello, mi è piaciuto un sacco. E Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa, questo è uno dei testi più belli, infatti vinse Sanremo ed è stata una magia, là mi sono proprio emozionato, è stato troppo bello, proprio l'emozione è stata al massimo, con quel pezzo davvero. Almeno per quanto mi riguarda, ho raggiunto davvero un'estasi musicale, troppo bello. Michele Zarrillo e Fausto Leali, due voci incredibili. Cioè, ma avete sentito Fausto Leali? Cioè, questo come canta? Questo ragazzino. Deborah! Ma una voce incredibile. Poi le due voci, una più acuta, una più grave, si fondevano benissimo. Mi hanno veramente entusiasmato, vabbè, vocalmente parlo, però sono stati bravissimi. Poi vediamo un po', Levante con Francesca Michelin e Maria Antonietta, si può dare di più, credo che si poteva dare di più. Hanno cantato praticamente insieme anche all'unisono, cioè stesse note, senza un controcanto, sembrava una serata di karaoke quando si va a cantare tutto insieme. Siamo in tre, ci date tre microfoni, cantiamo all'unisono, ma proprio non mi ha proprio emozionato, è proprio stato per me un pessimo. Poi ditemi la vostra, ma non mi è piaciuto per niente. Un po' scolastico, non mi piace. Poi vediamo chi c'è, poi ci sono altri.
Russo, ah, Alberto Urso e Ornella Vanoni, La voce del silenzio. Secondo me la Vanoni ha toppato alla grande, con tutto il rispetto per la Vanoni che io trovo straordinaria, simpatica, è stata una bravissima cantante, ma ormai credo che non ce la faccia più. È un po' fuori fase, scorda il testo, cambia le parole, è andata fuori. Lui diceva le cose al posto del ragazzo, insomma, lui ha cercato di tenere con la sua voce lirica, però povero Alberto, insomma, gli ha un po' rovinato questa canzone, secondo me. Poi vediamo, allora, Ricky con Anna Mena. Anna Mena, bravissima, l'ho trovata davvero dentro, proprio brava tecnicamente, voce straordinaria, una bella presenza. E secondo me dovevano veramente invertirsi, cioè doveva partecipare lei al festival. Ricky è proprio scolastico al massimo, stonatello, è solo un bel ragazzo, ma alla fine non mi lascia nulla, non sa cantare purtroppo, non mi piace davvero. Invece lei è stata davvero molto brava. Arriviamo alla fine con Elettra Lamborghini e Mischeta. Mischeta io l'ho conosciuta un po' di tempo fa, non personalmente, sul web dico, come una provocatrice con questo velo sempre davanti agli occhi, eccetera, davanti alla bocca, ma mi aspettavo davvero molto di più, cioè sono state due amiche che si sono incontrate sul palco di Sanremo, hanno cantato una canzoncina stonandola, facendo... Ma proprio non succederà più. Ma brutta, brutta, brutta. L'esibizione peggiore del credo che ci sia stata. Ma dico, ci sono un sacco di ragazzi bravi, talentuosi. Ma perché portiamo a Sanremo la Lamborghini? Perché è la Lamborghini? Beh, sicuramente per quello. Ma diamo spazio a chi sa cantare a Sanremo. Diamo spazio a Lamborghini, a Mischeta per fare altro, per fare uno show. Ma Sanremo lasciamo dai cantanti, vi prego. Quindi no, zero, non mi sono piaciuti. Bugo e Morgan, che solitamente io trovo molto artisti straordinari, cioè nel senso fuori dall'ordinario, appunto, e non mi sono piaciuti, cioè si potevano mettere almeno d'accordo sulle entrate. Uno aveva i suoni corti, uno aveva dei suoni lunghi, non si sono mai trovati. No, non mi è piaciuta proprio. Morgan ha diretto orchestra, vabbè, questa mania. Però sicuramente Morgan è un musicista eccezionale, io ve lo firmo e ve lo sottoscrivo, è veramente una mente geniale. Morgan è veramente una persona straordinaria musicalmente parlando, però ieri hanno toppato alla grande. Non mi è piaciuto, ultimi gli sta bene, proprio ultimi, dietro Mischeta e la Lamborghini, quindi... Immaginate, perché si è visto proprio uno sbando generale, non mi è piaciuto. Bene, ditemi la vostra nei commenti, altri non li ho citati perché mi sono piaciuti, ma non mi hanno dato né tanto né troppo poco per nominarli, quindi andava bene così. Ditemi la vostra, chi vi è piaciuto e fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao ciao, a domani!